Oggi voglio parlarvi di San Galgano. È un contemporaneo di Francesco d'Assisi, di cui si ha il primo processo di canonizzazione con l'interrogazione dei testimoni. Vedremo fra breve la sua abbazia. Conficcò la spada nella roccia e l'esatto contrario di Re Artù. Nel ciclo quasi contemporaneo della leggenda sarà Re d'Inghilterra chi trarrà fuori la spada. Lui invece è un guerriero che pianta la spada nella roccia perché smette di dedicarsi alla vanagloria e diventa eremita a Monte Siepi. In questo bassorilievo del 1466 si vede il giovane che pianta la sua spada per sempre, non sarà mai più tolta, è irrevocabile la sua scelta di servire il Signore come eremita e lasciare la vita del combattimento. In questo secondo bassorilievo molto rovinato si vede l'Arcangelo Michele. La chiesa più importante di Chiusdino, dove gli nacque, era dedicato all'Arcangelo Michele. Lo porta nel luogo dove gli mostra i 12 apostoli, a Monte Siepi, e gli dice che lì lui servirà il Signore nella preghiera e non più nella vanagloria. Come Francesco d'Assisi, come Valdo, tutti i contemporanei, anche Galgano era un uomo di apparenze all'inizio, di bella vita, di onore, di combattimento, e lascia tutto per il suo Signore. Sarà solo un anno a Monte Siepi, morirà prestissimo, però la sua fama e i suoi miracoli lo resero subito noto a tutti. Nacque intorno al 1150, prese il nome del vescovo del luogo e nel 1180 si fece eremita, all'età di circa 30 anni. A Chiusdino è conservato anche il magnifico reliquiario della sua testa. Si vede prima San Michele che invita a seguire il giovane, eccolo qui sul suo cavallo, qui cerca di farsi con del legno una croce ma non vi riesce e allora pianta la croce proprio come la spada, proprio a forma di croce, quella spada è la croce di San Galgano. I parenti cercano di dissuaderlo dal rimanere lì, viene tentato dal demonio, ma ecco che riceve la benedizione di Dio e infine muore dopo poco, dopo aver scelto la vita eremitica. In queste poche scene tutta la sua vita è qui la reliquia del suo capo. Siamo nella seconda metà del 200 e il reliquiario opera di orafi e su commissione dei monaci cistercensi che costruirono l'abbazia in nome di Galgano. E questa è la corona che veniva posta sul suo capo, sul reliquiario del capo. Ed eccoci alla famosa abbazia. È ciò che tutti conoscono, ma è solo una conseguenza della vita di quell'uomo che si fece eremita e in maniera irrevocabile trasformò una spada in una croce. Abbiamo visto gli affreschi di Lorenzetti che sono del 1334. Dopo poco tempo, nel 1348, ci fu la grande peste che colpì in maniera terribile l'abbazia cistercense. Poco dopo la metà del 400, i monaci decisero di trasferirsi in numero molto minore in città, nel palazzo detto di San Galgano a Siena. Per fare questa abbazia nel 1200 ci vollero circa 60 anni, 1224-1288, pensate 60 anni per fare una cosa, queste sono le cose serie. Ed è uno dei modelli cistercensi più classici, come Casamari, siamo proprio alle origini dell'ordine cistercense, i modelli e gli architetti venivano dalla Francia e riportavano esattamente qui i modelli che avevano imparato. A Roma c'è l'Abbazia delle Tre Fontane con un primo modello leggermente diverso, poi si riportò il modello delle famose abbazie cistercensi francesi. Qui vediamo all'incontrario i due luoghi in alto sulla collinetta Monte Siepi, il luogo di eremitaggio, e qui la grande chiesa gotico-cistercense. Qui all'esterno vediamo quello che era il suo chiostro, questa caratteristica di tutto il monachesimo, uno spazio che è chiuso insieme aperto, dove si può parlare, pregare, passeggiare,
stando però riservati, non essendo sotto lo sguardo del mondo intero, un po' come l'atrium delle case romane. Le finestre gotiche sono evidentissime da qui, almeno ciò che resta. Ed eccoci all'interno della famosissima abbazia. Una cosa è da notare: qui tutto crollò perché, dopo che fu abbandonata, passò per vari ordini religiosi finché il campanile crollò sul tetto. È un crollo naturale, 1793. Se voi andate in Inghilterra, voi capite che tutte le abbazie sono state distrutte perché cattoliche. Fu il re Enrico VIII che cominciò a distruggere tutte le abbazie, tutti i conventi. St. Paul Cathedral era St. Paul's Abbey e Westminster Abbey era St. Peter Abbey. Sono le due abbazie che hanno unito l'Inghilterra all'Europa. Solo Westminster, l'unica abbazia che rimase, le altre le fece distruggere tutte, comprese Canterbury, che era la prima abbazia che portò il latino, la lingua, la cultura presso gli anglosassoni. Poi si proseguì in Scozia addirittura, siccome erano presbiteriani, Knox, a partire da St. Andrews, non solo distrusse tutte le abbazie, tutti i quadri, tutte le sculture, ma distrusse pure tutte quante le cattedrali. Sono rimaste solo Glasgow e un'altra cattedrale. Edinburgh fu distrutta e ricostruita. Edinburgh al palazzo c'è la vecchia abbazia completamente distrutta e la cattedrale divenne un centro commerciale, potremmo dire oggi, fu smembrata in vari negozi, cioè tutto ciò che rappresentava i vescovi venne distrutto. Quindi voi trovate questa immensità di abbazie, chiese, conventi, francescani, domenicani, cistercensi, benedettini, tutto distrutto, clarisse mandate via, tutte le suore mandate via. E in Irlanda invece gli inglesi conquistarono tutte quante le chiese cattoliche, per cui tutte le chiese antiche sono oramai protestanti, le abbazie tutte quante distrutte, i conventi tutti distrutti, ci sono centinaia e centinaia in tutta Irlanda, e i cattolici ebbero delle nuove chiese cattedrali solamente alla metà dell'Ottocento, quindi sono tutte neoromaniche, neogotiche oppure neoclassiche, perché il protestantesimo aveva negato fino alla fine dell'Ottocento la possibilità di celebrare ai cattolici, sebbene la maggioranza della nazione fosse cattolica. Ecco, qui non è così, non è come allora, non è come in quei luoghi, ma qui è un po' un caso unico in Italia, crollò tutto e noi abbiamo solo la nuda struttura con i pilastri, le tre navate, quella maggiore, le altre due. Se voi guardate la parete di fondo ricorda chiaramente quella delle Tre Fontane a Roma, appunto tipico modello cistercense senza abside, ma con presbiterio per la comunità monastica. Ed eccoci all'eremo di Montesiepi, il luogo che San Michele Arcangelo indicò a San Galgano. La rotonda è del 1185, siamo nel periodo del romanico. Passa una macchina, non dovrebbe passare, ma così è. Ed ecco qui lui infilò la spada e scelse questo luogo per il suo eremitaggio. Ecco come si presenta oggi la magnifica rotonda. E solo pochi anni prima, qui è la sua spada. San Galgano, in maniera irrevocabile, come ogni decisione vera, piantò la sua spada nella roccia e lasciò l'onore, la carriera, fare il militare per farsi eremita proprio qui. Nei primi anni del 300, Ambrogio Lorenzetti fece questi magnifici affreschi. Guardate l'annunciazione in basso, l'angelo e la colonna è come aggrappata alla colonna a dire: ma che sta succedendo? La vedete qui anche in questa sinopia? È attaccata, quasi si difendesse, ma in realtà accetta. E sopra vedete che c'è la maestà, la Madonna, con il bambino, e sotto c'è Eva distesa. E sotto è incinta e dice: per il peccato egli sofferse. Ma nel suo grembo era già la Vergine, quindi Cristo, c'è già tutta la redenzione presente. Insieme ai santi abituali ci sono i santi dell'ordine cistercense, Roberto di Molesme, per esempio, e ci sono i santi eremiti a cui si ispirò San Galgano. Sul lato sinistro si vede San Michele che conduce San Galgano all'eremo. Avanti a lui cammina per portarlo al luogo dove pregherà il Signore e vivrà per lui.
quando morì solo un anno dopo essersi ritirato in eremitaggio, in pellegrinaggio a questo luogo e alle sue reliquie, fu così enorme che pellegrini si riversavano, i cistercensi decisero di costruire qui sotto la famosa abbazia di San Galgano, ora scoperchiata, ora senza tetto, dal 1793. La vedete in fondo apparire fra l'albero e questa casa a destra. Fra poco andremo a vederla, eccola lì sotto di noi.